Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, buongiorno, buona domenica 30 di aprile 2023, domenica del Signore, ultima giornata di aprile della Divina Misericordia. E in questo noi viviamo anche quel momento post-pasquale che ci apre anche al mese di maggio, quindi una visione positiva, come diceva appunto Paolo VI, il mens maio. Aumentiamo quella che è la nostra devozione alla Vergine, quindi facciamo qualche cosa di più verso la Vergine perché ci viene chiesto dalla Chiesa. È inutile pensare che magari una preghiera di più possa modificare quello che è il nostro modo di porci in maniera straordinaria verso la Vergine, perché è il nostro dovere quello di essere straordinari. La straordinarietà di vivere quello che magari non vivono gli altri, la straordinarietà di essere qualcosa a maggio in più che magari gli altri non riescono ad essere. Quindi la nostra vita non deve essere solo fatta di mens maio, di preghiera, deve essere fatta di quel qualche cosa di più, quel qualche cosa che va oltre, perché ad essere cristiani, come dire, magari anche ferventi, perché ci mancherebbe altro. Però essere solo il cristiano da preghiera non è che si vada molto avanti. Prendiamo il caso appunto della beata di oggi, la beata Felicia Besozzi di Milano, che era una monaca clarissa. Negli Annali Minorum dello storico Luca Wadding, la beata Felicia Besozzi è stata descritta come una monaca che si distinse per le continue penitenze che si infliggeva, per le lunghe veglie che passava in preghiera. Inoltre la Beata Felicia si era distinta particolarmente per la sua carità verso gli infermi e per il rispetto della più assoluta disciplina monastica. Non sappiamo in che periodo visse, ma sembra che possa essere tra il XV e il XVI secolo, anche se alcune fonti ci dicono che morì dopo il 1469. Ecco, questo per farvi capire che il cristiano è questo, il cattolico è questo, ovvero andare oltre, ma essere fermi sulla propria disciplina. Certo, lei era una monaca e faceva la monaca clarissa, ma anche noi dobbiamo essere fermi su quella che è la disciplina cattolica, senza cercare di, come dire, far pensare che perché uno prega, fa le devozioni o mette le preghiere sia un qualche cosa di, come dire, eccezionale. Non è così. La Beata Felicia andava oltre, faceva lunghe veglie e le passava in preghiera. Quella era una preghiera, non una preghiera normale, era una preghiera dettata dall'andare oltre. E naturalmente poi le penitenze, che al tempo anche per gli ordini monastici avevano un senso, oggi non penso che le faccia praticamente nessuno. Ecco, questo è il concetto. Poi ricordiamoci sempre che tutto quello che la Chiesa si è scrollata nel tempo e anche i fedeli si sono scrollati nel tempo, alla fin fine nostro Signore le va a prendere nelle varie persone. Quindi quando vediamo queste anime purganti che sono in giro, sono solo persone che alla fin fine fanno quello che non hanno fatto più i vari consacrati, i vari monaci, le varie monache e tutti gli ordini religiosi. Questo è un dato di fatto, quindi di conseguenza la Divina Misericordia oggi si chiude, ma alla fin fine, come dire, ci sarebbe da valutare anche quello che è il concetto di Divina Misericordia, perché ricordiamoci che tutto quello che in parte la Chiesa ha demandato in un solo contesto storico, quelle stesse cose che necessitavano per andare avanti, ovvero le penitenze, i sacrifici, le flagellazioni, tutte cose che se parli oggi anche a un cattolico piuttosto fervente ti ride in faccia. In realtà è quello che si è costituito per secoli e secoli e secoli. Tutto quello che loro, i consacrati, non faranno, verrà chiesto ad altre persone. Quindi quando vedrete delle persone cattoliche o meno cattoliche, che faranno una vita infame, che faranno una vita di privazioni, che faranno una vita che veramente non ha senso, ricordatevi che tutte quelle persone pagheranno per tutto quello che gli ordini non hanno fatto o non vogliono fare.
poi è naturale che non è che bisogna essere mistici come la tipo una mistica piuttosto famosa che comunque è accertato della sua, del suo dono di misticismo, tipo la Maria Bolognese, che ha fatto sempre una vita veramente dura, arrivando a punte estreme, cioè lei addirittura era una persona che è stata posseduta dal demonio e si è santificata attraverso quello. Era una persona che non riusciva neanche a pregare, non riusciva non solo a pregare a lei, ma anche le persone che gli erano vicino non riuscivano a pregare neanche loro. Questo per farci capire che tutto quello che i mistici passano, lo passano perché non lo passa o la Chiesa o tutto il complesso che è appunto legato alla Chiesa. Quindi di conseguenza, quando vi diranno ah no, ma sì, ma le flagellazioni erano cose di un'altra volta, no, in realtà l'espiazione è una cosa di sempre e sarà una cosa di sempre. Per quello ci vorranno forse ancora secoli perché si possa rientrare in una visione del genere, perché oggi la Chiesa in tutti gli strati ha abbandonato questo tipo di concetto, perché fa comodo così, perché è difficile trovare degli esseri umani che allegramente si prendono, si flagellano, fanno lunghi digiuni oppure fanno penitenze incredibili. Questo succedeva perché comunque alla fin fine c'era ancora una grazia santificante verso la Chiesa. Oggi queste cose non succedono più, però il nostro Signore ha bisogno di anime che si sacrifichino. Quindi quando noi vediamo anche il buon Padre Pio, gli chiediamo le cose, Santa Rita o altri santi, ricordiamoci che quelli hanno sofferto l'inferno sulla terra, quindi di conseguenza non possiamo pensare che lì è stato e non esiste più. E oppure è anche facile quando noi ci capitano 50.000 sciagure, dice ah Signore te lo offro, e insomma certo, non puoi fare altrimenti, perché comunque ti capita, l'unica cosa che puoi fare è offrirle. Certo, poi come era con Santa Gemma, era anche molto più, come dire, molto più difficile, perché la Madonna gli diceva non solo tu devi offrire, ma devi essere anche contenta di offrire, così come era anche con Santa Caterina, la santa che abbiamo festeggiato ieri. Quella non solo passava le pene dell'inferno, ma addirittura le voleva chiedere anche di più. Certo, aveva un fisico per poter reggere tutte queste cose, però è questa la situazione che noi viviamo l'ultimo giorno della Divina Misericordia. Siamo pronti realmente a vivere la vera vita cristiana, o facciamo come gli altri che magari vanno sui social e si fanno vedere, fanno preghiere, tengono saggi, o sono persone acculturate, o che magari in qualche maniera ne sanno più di altri, o ti fanno capire che fanno 10-15 rosari. Ma realmente è questa la Chiesa? In realtà non è proprio così. Quindi anche quando noi troviamo persone che sui social soprattutto, ma anche per esempio il mio canale che ha 4.000 video più o meno, ma non è che perché io abbia fatto 4.000 video sia una persona che in qualche maniera sia, tra virgolette, così, più speciale rispetto ad altri, perché faccio pregare, perché prego magari in una certa maniera. È il modo con cui io vivo la mia vita, con cui io sacrifico la mia vita, con cui io sacrifico il mio tempo per gli altri, con cui io sacrifico e sono contento di sacrificare la mia vita. È solo quello che fa la differenza. Quindi poi ci sono canali cattolici che fanno 1-2 milioni magari di visualizzazioni su un solo video, va bene, ci mancherebbe altro, sono persone che pregano, ma veramente la preghiera poi ha un senso quando noi togliamo il vero senso alla preghiera, che è quello che ci insegna la Beata Felicia da Besozzi, quindi la Beata Felicia Besozzi di Milano. Ecco, dobbiamo chiederci questo. Poi è naturale, questi argomenti non fanno piacere a nessuno e sono scomodi per tutti, ma bisogna dirli. Poi è naturale, domani è un altro giorno e saremo gli stessi di ieri, però alla fin fine, come diceva il Signore a Ezechiele, tu dillo, perché nel caso non lo dicessi, poi ne chiedo conto a te.
Siamo alle notizie cattoliche e siamo precisamente nel 300, ovvero il 311, l'editto di Serdica, o editto di Galerio, come volete voi, fu emesso appunto in questa giornata da Galerio, a nome del collegio tetrarchico che reggeva l'impero romano. Con il cristianesimo otteneva implicitamente lo status di religio licita, ovvero il culto riconosciuto ed ammesso dall'impero. Fu il primo editto di tolleranza dei cristiani, avendo preceduto di 2 anni l'editto di Milano. E che cosa succede? Qual è la storia? Il 23 febbraio del 303, in occasione della festa dei Terminalia, l'imperatore romano Diocleziano emanò su proposta di Galerio un editto persecutorio. L'editto prescriveva l'abbattimento delle chiese e il rogo delle sacre scritture, la confisca dei beni ecclesiastici, il divieto per i cristiani di intentare azioni legali collettive, la perdita di cariche e privilegi per i cristiani di alto rango che si rifiutassero di abiurare, l'arresto di alcuni funzionari statali. A quel tempo Galerio rivestiva la carica di Cesare dell'imperatore romano, la seconda autorità più importante dopo quella dell'imperatore. Il 1 maggio 305 Diocleziano abdicò. Galerio, suo successore, continuò l'attività di persecuzione in Oriente fino al 311, quando il 30 di aprile concesse ai cristiani il perdono, la libertà di culto e implicitamente lo status di religio licita. Galerio morirà 5 giorni dopo. Ecco appunto, quando noi parliamo di divina misericordia, è proprio questo. Colui, come è successo con San Paolo, che in pratica da persecutore è diventato, non dico santo, però sicuramente è morto in pace con i suoi sentimenti, perché il fatto di aver concesso ai cristiani il perdono, la libertà di culto, implicitamente lo status di religio licita, vuol dire che in qualche maniera è stato in ultimo così toccato dallo spirito. Probabilmente noi non abbiamo attestazioni profonde di quello che è stata la sua probabilmente conversione, ma sicuramente abbiamo la possibilità anche qui di inquadrare la divina misericordia. Galerio dà la possibilità alla Chiesa Cattolica di poter esistere tranquillamente e lui morirà in pace, un po' come è successo anche con il ladrone buono, no? Che all'ultimo si è redento e addirittura ha evitato il purgatorio. Questo per farci capire che anche le persone peggiori sicuramente alla fine possono essere magari migliori di noi, perché non è detto che in quel pentimento abbia insegnato a tutti noi che si può cambiare, anche all'ultimo. La seconda notizia è del 1573, crolla la torre della cattedrale di Beauvais, spero che si dica così, che all'epoca doveva essere l'edificio più alto del mondo. In realtà è ancora l'edificio più alto del mondo e in realtà da quel crollo non si è mai completata realmente la struttura, anche perché l'ultima sospensione dei lavori è nel 1605. Poi è naturale, si sono fatti lavori di aggiustamento nel corso dei secoli e si è cercato di mettere in sicurezza, ma la struttura è talmente alta che è anche difficile trovare un punto di sicurezza per quelle che riguarda proprio la sua impalcatura, tanto più che poi si sono fatti anche degli esperimenti per fare in modo che ci fosse una struttura più portante, più forte, ma comunque in ogni caso, sebbene la cattedrale poggi su un suolo stabile, come hanno confermato anche i test effettuati nel 2000, la sua altezza è talmente alta e il fatto che non sia appoggiato a ovest dalle navate crea una certa fragilità strutturale in ogni caso. E necessita di continui controlli che poi alla fin fine, tanto più che negli anni 90 si è presa anche già la decisione di chiudere provvisoriamente al pubblico la cattedrale, in quanto appunto queste oscillazioni create dal vento quando c'erano si andava ad amplificare in certi punti della chiesa e potevano creare sicuramente non solo spavento ma anche
una certa probabilità di instabilità. Poi naturalmente è un'opera gotica bellissima, ci mancherebbe altro, però nello stesso tempo è una di quelle costruzioni che si fanno, che si vogliono fare giusto perché devono superare i record di, ma penso che non abbia poi molto senso. Rimane sempre una grandissima opera artistica, e nonostante poi si sia messo mano anche alle ristrutturazioni, come diceva appunto anche il sito Wikipedia, rimane un'opera incompiuta e rimarrà incompiuta perché è talmente difficile poter chiudere i lavori e metterla in sicurezza che in pratica ogni volta bisogna riteorizzare tutto quello che può essere una conseguenza che ci può stare in varie situazioni, che possano essere il vento, che possa essere un'azione climatica piuttosto violenta, e questo mette appunto la cattedrale, come dicevo prima, non in sicurezza, ma nello stesso tempo anche le persone non hanno quella, come dire, quella sicurezza appunto di poter entrare ed essere tranquillamente spettatori di quello che è un bellissimo dono artistico che è stato fatto nei secoli. 1841, Papa Gregorio XVI pubblica l'enciclica Quas Vestro, riguardante la celebrazione di matrimoni tra cattolici e non. E leggiamo una piccola parte di questa enciclica. Allora, in queste circostanze, come specificamente raccomanda lo stesso nostro predecessore, i vescovi e i parroci devono, con ancora maggior cura e preoccupazione, provvedere che sia rimosso il pericolo di perversione per il coniuge cattolico, che si provveda nel modo migliore all'educazione dei figli di entrambi i sessi nella religione cattolica, e che il coniuge di fede cattolica, secondo l'obbligo che gli incombe, si impegni con le proprie forze alla conversione del coniuge a cattolico. Ciò gli sarà assai utile per ottenere più facilmente da Dio il perdono dei peccati commessi. Intimamente addolorati che si debbano introdurre simili criteri di tolleranza in un regno che si segnalava per la professione della religione cattolica, confessiamo con tutta sincerità di fronte a Dio di esservi stati indotti, o meglio trascinati, unicamente per evitare il sopraggiungere di più gravi danni per la Chiesa cattolica. Con tutto il cuore esortiamo dunque voi, venerabili fratelli, e tutti i vostri colleghi, per l'immenso amore di Gesù Cristo, che immeritatamente rappresentiamo sulla terra, a mettere in atto, dopo aver implorato la luce dello Spirito Santo, ciò che in affare di così grande rilievo può validamente rispondere allo scopo. Cercate anche di perseguire unanimamente l'obiettivo prefisso, perché a tale tolleranza nei confronti delle persone che si accingono a contrarre illecitamente matrimoni misti non tenga dietro nel popolo cattolico l'affievolimento del rispetto dei canoni che condannano tali nozze e della incessante cura con la quale Santa Madre Chiesa si preoccupa di dissuadere i suoi figli da contrarre tali matrimoni che recano danni alle loro anime. Sarà dunque compito vostro, degli altri vescovi solidali con voi, di ammaestrare i fedeli sia privatamente sia in pubblico a ricordare l'insegnamento e le disposizioni che riguardano questi matrimoni e pretendere la scrupolosa osservanza. Ecco, questo è un po' il concetto riassunto di questa enciclica. In pratica, per coloro che non fossero cattolici, la Chiesa li vedeva come pervertiti, e quindi dava un severo ammonimento anche alle donne o agli uomini cattolici: attenzione ad accoppiarvi, a sposare uomini o donne che non siano del vostro stesso credo, perché questo mette a repentaglio non solo la fede dei vostri figli, ma anche voi siete comunque in pericolo. Ecco come sono passati i tempi, 200 anni che sembrano 2000, oggi la perversione non esiste più, se non magari in certi concetti sessuali, ma definire oggi uno che non crede pervertito sarebbe veramente da essere irrisi in continuazione. E questo è un po' il concetto che la Chiesa esprimeva ai tempi. Probabilmente hanno ragione loro,
ancora nei tempi che precedevano questo, perché comunque era anche i predecessori di questa enciclica dicevano le stesse cose, quindi è più giusto essere oggi così liberi, o magari una volta riconoscere veramente che chi non vivesse la fede veramente era un pericolo anche per chi la vivesse. Siamo al Vangelo di oggi, che è quello di Giovanni, il capitolo, il decimo, i versetti vanno dal primo al decimo. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Chi invece entra dalla porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, gli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le pecore, cammina davanti ad esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa stesse parlando. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Siamo arrivati al momento dei miracoli e ce n'è uno riguardante la Madonna Assunta di Lonico a Venezia. Nel 1486 vivevano a Verona tre calzolai, Guglielmo, Gianantonio e Gianpietro. Provenivano da Novara e avevano trovato lavoro nella città scaligera, in via della Beverara. Gianpietro era riuscito a mettere da parte 50 ducati, una notevole somma per quei tempi. Invidiosi e avidi, gli altri due amici si accordarono per invitarlo al mercato di Lonico, con l'intento segreto di ucciderlo e derubarlo. Partirono il 30 di aprile. In quei tempi di violenza anche gli artigiani si mettevano in viaggio armati. Gianantonio si munì di coltello a doppio taglio, detto la pistolese, Guglielmo di spada e Gianpietro di pugnale. Pernottarono a Lonico e il lunedì mattina si recarono al mercato, ove comprarono tra l'altro del panno bianco. Dopo pranzo erano già sulla strada del ritorno, lontani appena qualche chilometro dalla città. Nelle vicinanze della chiesa di San Pietro, in Lamentese, si fermarono. Gianpietro, infatti, per necessità naturali, abbandonò la strada momentaneamente. Fu allora che Gianantonio e Guglielmo misero in atto il loro piano omicidio. Gianantonio balzò contro di lui e lo colpì al cuore con il coltello. Guglielmo lo aiutava, tenendo fermo a terra il malcapitato, in modo che i colpi andassero a segno. Dopo l'assassinio, si impadronirono del panno e della borsa del denaro, e si nascosero nella vicina chiesa di San Pietro per dividere il bottino. Depositarono il tutto sopra l'altare e iniziarono a contare i ducati. Ma Guglielmo, sollevando lo sguardo verso il dipinto della Madonna Assunta, pentito disse: «Abbiamo fatto male». Rispose Gianantonio: «Chi lo sa?» Replicò Guglielmo: «Iddio e la Vergine Maria». Gianantonio, bestemmiando, concluse: «Se credessi che questa Vergine Maria conoscesse quello che ho fatto, le darei 10 ferite». Così dicendo, prese il coltello ancora insanguinato e colpì l'immagine all'occhio sinistro e al petto. Dalle ferite sgorgò sangue e il dipinto mutò sembianze. La Vergine disgiunse le mani, abbassato il capo, portò la mano sinistra sulla tempia, ferita, in atto di dolore, e la mano destra sulla cintura vicino al petto. I due malviventi, impauriti, fuggirono verso Verona, ma il misfatto e il prodigio furono subito scoperti dagli abitanti del luogo, che denunciarono l'accaduto. Le autorità veronesi riunirono e a condannare e giustiziare il pentito, ma l'efferato aggressore fuggì, bandito per sempre dalla Serenissima Repubblica di Venezia. In breve il luogo divenne meta di devozione e pellegrinaggio. Si volle allora far luce anche sul miracolo. Il vescovo di Vicenza, Pietro Bruti, fece iniziare le indagini. Nel 1492 il processo poteva dirsi concluso. 7 testimoni ne avevano provato la veridicità. La Madonna non solo si era mossa, ma continuava a operare miracoli, rispondendo alle preghiere dei fedeli. La preghiera alla Nostra Signora dei Miracoli di Lonico. O Signore, a motivo della Tua bontà, hai deciso di dispensare i tesori della Tua infinita misericordia a quanti fanno ricorso a Te, per mezzo della gloriosa e sempre Vergine Maria, Nostra Tenerissima Madre.
Concedi a noi che devotamente la veneriamo in terra, dinanzi a questa sua immagine miracolosa, di essere degni di gioire per sempre accanto a lei in paradiso. Amen. Hai sentito, figlio, quanta tenerezza prova il mio cuore di mamma verso tutti i miei figli, specialmente mi rivelo ai piccoli e agli innocenti. Sapessi quanto il mio cuore ama e predilige la purezza. Questa è una virtù che rende le anime aperte a ricevere il mio flusso speciale di amore, che consente ad esse di vedermi, di sentirmi presente in loro. Ora è il tempo che io attiri a me tutte queste anime privilegiate perché siano difese e preservate illese per me e per il mio figlio Gesù. Figli ancora da me privilegiati sono tutti questi ammalati e sofferenti che vedi da ogni parte. Ti ricordano il valore della sofferenza, la necessità di soffrire, ma più di tutti i miei figli prediletti sono i sacerdoti. Colpendo loro il mio nemico mi ha veramente colpito al cuore. Questo è stato da Dio il permesso per i suoi grandi disegni che voi ancora non conoscete, però questo mio cuore ferito e addolorato sta preparando il più grande ritorno dei miei figli sacerdoti, smarriti e incerti. Per questo benedico in modo speciale voi sacerdoti, tutti del mio movimento. Voi siete il dolce balsamo a questa mia ferita, voi il mio conforto al grande dolore, voi siete gli strumenti da me personalmente scelti per il mio grande trionfo. Siamo arrivati al momento delle giornate mondiali e la giornata mondiale di oggi è quella del jazz. Uno stile musicale che inizia intorno al XX secolo, anche se poi l'origine del jazz è incerta, non si sa bene quando nacque, ma sicuramente cosa possiamo dire che è un genere musicale che è un'evoluzione delle varie forme musicali che avevano gli schiavi afroamericani, erano magari un qualcosa di evolutivo rispetto al blues. Inizialmente aveva appunto una forma di canzone da lavoro nelle piantagioni, e poi durante le costruzioni delle varie ferrovie negli Stati Uniti, che poi serviva appunto perché serviva anche per ritmare e coordinare i movimenti. E poi anche il ritmo che era binario, quindi di conseguenza anche il binario dei treni. E i primi musicisti suonavano musica così a orecchio, e poi naturalmente le orchestre pionieristiche a New York erano chiamate il ragtime bands. Un apporto notevole alla prima evoluzione del jazz fu dato anche dagli emigrati italiani di New Orleans, che appunto aggiunsero altri strumenti musicali provenendo anche dalla tradizione italiana, delle bande del paese, e quindi potevamo avere un'evoluzione tra quello che era le figure afroamericane e quelle che erano italiane. Di spicco c'era Nick La Rocca, che formò la Original Dixieland Jazz Band, ossia la banda che diffuse il jazz negli USA, producendo anche molti dischi. Poi il jazz arriverà a Chicago con Louis Armstrong e poi in Europa avrà un successo grandissimo. Ma i primi movimenti, come dire, sono quelli degli anni 10, che la musica sarebbe appunto chiamata con un termine incerto. Si dice jazz, ma non è detto che appunto fosse il vero nome. Il musicista a cui è attribuito il patrocinio è il Buddy Bolden, attivo nel 1904 a New Orleans. Poi c'è Jerry Roll Morton nel 1906 come pianista che compone il brano King Porter Stomp, che fu uno dei primi brani jazz a godere una vasta notorietà. E poi negli anni seguenti, sempre nell'ambito New Orleans, furono attive molte jazz band, tra le più importanti quella del cornetista Joe King Olivier. La parola jazz poi venne stampata da un quotidiano per la prima volta nel 1913, e questo appunto, come dicevo prima, non è detto che fosse in origine chiamata jazz, però si è appunto attraverso questa volta che è stato stampato da un quotidiano, questa parola viene presa e viene tenuta. Come dicevamo prima, appunto, la notorietà che ebbe la Original Dixie Jazz Band è composta da soli bianchi, diretta dal cornetista di origine italiana, come abbiamo appena nominato, Nick La Rocca. Fa il debutto il 3 di marzo 1916 e il 26
febbraio del 17 registrò per la prima volta un brano jazz, Livery Stable Blues. Per questo la band viene attribuito il titolo di inventore del jazz, anche se poi fondamentalmente, come dicevamo prima, non è che fossero proprio gli inventori, era già un qualche cosa che era nato nelle piantagioni o nei cantieri dove si costruivano le ferrovie. Diciamo che gli italiani, in una maniera un po', come dire, truffaldina, si sono attribuiti i meriti, ma in realtà venivano un po' come il blues, veniva tutto dai padri fondatori che erano gli schiavi neri. Poi naturalmente nel secondo decennio, cioè quello tra il 10 e il 20, molti musicisti di New Orleans, spinti da maggiori guadagni, venivano offerti al nord, seguendo il flusso dell'immigrazione interna che portava la popolazione più che altro a spostarsi verso i grandi centri industriali. Arrivavano, come dicevamo prima, a Chicago e poi da lì si cerca di stabilizzare il tutto facendo leva su grandi nomi, come dicevamo prima, King Oliver, Jerry Roll Morton, Louis Armstrong e poi molti altri. E poi naturalmente si avvicinano anche i bianchi con i Bix Beiderbecke, Frank Thrombauer e Pee Wee Russell. E naturalmente poi negli anni 30 avrà un tipo di stop, perché a seguito della crisi della borsa nel 29, che conosciamo benissimo, l'intrattenimento musicale negli Stati Uniti subì un drammatico azzeramento e negli anni immediatamente successivi, passati alla storia come la Grande Depressione, pochi musicisti riuscirono a sopravvivere con la loro musica. I migliori iniziarono con fortunate esibizioni in Europa, gli altri fecero fatica a sbarcare il lunario. La rinascita musicale e con essa totale dell'America è legata anche all'intuizione del giovane musicista di origine europea, Benny Goodman. Questi mise a punto un'originale formula musicale utilizzando un tempo costante, rendendo perciò ballabile il nuovo stile e un'accelerazione progressiva nei toni, nei timbri e nei contrappunti. La musica che ne derivò prese il nome di swing, come il giro di mazza del giocatore di baseball. Ogni brano comincia con tranquillità per scatenarsi poi progressivamente, mantenendo però rigorosamente lo stesso ritmo, per rendere ancora più gradito ai ballerini il nuovo stile. Ecco, questo appunto, come dicevamo prima, è il momento in cui c'è l'evoluzione da jazz a swing. Perché il swing? Perché appunto il jazz non era così coinvolgente come lo swing, invece lo swing era più coinvolgente, tanto più che poi anche la danza diventa un qualcosa che si fonde con la musica a livello di jazz. Però il jazz, come vediamo, anche il vero jazz o l'espressione del jazz lo troviamo molto nei piano bar. Difficile ballare il jazz, se non impossibile. Lo swing invece no, perché anche gli stessi artisti di swing erano persone che avevano un movimento anche molto più coordinato e quindi di conseguenza avevano anche più la capacità di intrattenere il pubblico anche a livello di movenze personali. Quindi lo swing è l'evoluzione naturale del jazz che si fonda appunto con la danza. Poi potremmo andare avanti e parlare di tutte le decine degli anni, ma però penso che sia una cosa che ognuno deve vedere nel corso della propria volontà di migliorare la propria conoscenza musicale. Sicuramente il jazz, sia che possa essere a livello di chitarra, sia che possa essere a livello di altri strumenti, fiati o pianoforte, merita uno studio particolare, uno studio che è molto complicato, che si riesce ad ottenere, non dico nella perfezione, ma sicuramente ad un livello avanzato solo dopo una decina di anni. Quindi il jazz probabilmente è uno degli studi più complicati che si possa avere nella musica, partendo appunto da una base abbastanza semplice, però l'evoluzione appunto porta a uno studio molto molto complicato. Siamo al momento delle giornate nazionali e la prima giornata nazionale è in Francia, l'anniversario della battaglia di Camerone. Poi abbiamo la giornata del
e il Dia del Niño, la giornata dell'infanzia che si festeggia in Messico. Poi nella Repubblica Democratica del Congo abbiamo la giornata dell'insegnamento. Nella Scandinavia abbiamo la notte di Valpurga, ovvero l'arrivo della primavera. In Svezia abbiamo il compleanno del re Carlo XVI Gustavo e il giorno della bandiera. In Vietnam invece abbiamo il giorno della liberazione. E adesso scegliamo una notizia appunto targata 30 di aprile di un anno che fu, e naturalmente prendiamo una notizia molto importante. 1945, Adolf Hitler e Eva Braun si suicidano dopo essere stati sposati per un giorno. Il grande ammiraglio Karl Donitz diventa nuovo presidente del Reich. Ecco, qui possiamo aprire tante idee, tante congetture, complottiste o meno. Si diceva che Hitler avesse sette sosia e che servissero per in qualche maniera sfuggire a quelli che erano gli attentati, a quelli che erano i complotti che si facevano, perché poi noi sappiamo bene che la vita di Hitler, come quella dei grandi sulla terra, erano sempre vite messe a rischio. Insomma, attentato anche a Mussolini, attentato, mi viene in mente, a Gheddafi, cioè tante persone comunque che avevano un certo potere, nello stesso tempo volevano in qualche maniera parare mandando i loro sosia, cercando di evitare quello che potessero essere i pericoli. Evitabili fino in fondo non era possibile, però sicuramente con l'effetto del sosia potevano in qualche modo trovare un rimedio a quelli che fossero i rischi, ed erano piuttosto elevati. Quindi anche i grandi della terra hanno tutti avuto degli attentati, più delle volte finiti male, ma sappiamo bene che la vicenda di Hitler nasce da un contesto esoterico. Ecco, se noi dovessimo prendere Hitler come il sobillatore delle folle, quello che è stato un dittatore spietato, uccideva tutto e tutti, in realtà non è che andremo da molte, come dire, non è che arriveremo in grandi vette particolari. Questo è un discorso che può fare magari mediamente una persona che vive, non so, tipo comunisti, che vedono il nazismo così solo come il male di un uomo che ha avuto un potere incredibile, che è riuscito a lavorare sulla mentalità altrui e sull'ignoranza altrui. Di conseguenza Hitler, che poi parte dalle birrerie, inizia a fare proseliti appunto nelle birrerie, poi pian piano avendo sempre più potere, poi vabbè, si sa. Ma il concetto vero e proprio di Hitler non nasce in un contesto prettamente militare o politico, in questo caso nasce da un contesto puramente esoterico. Ecco, ricordiamoci sempre che chi volesse poi approfondire lo può fare, ma Hitler va vissuto in primis in un contesto esoterico. Poi ci sono anche altre situazioni particolari. Perché noi diciamo questo? Perché poi alla fine, come succede, vi sarà una notizia che probabilmente non molti conoscono, riguardante una mistica che si chiamava Madre Aimée. Non so se voi poi ve lo conoscete, è una mistica, Yvonne Aimée. È un caso di santità non indifferente, e lei veramente aveva dei doni incredibili ed era una sposa mistica di Nostro Signore, e lei aveva veramente delle cose che erano, io non dico che fosse migliore di altre, però sicuramente aveva delle situazioni personali con Nostro Signore Gesù Cristo molto particolari. Era sicuramente una sposa mistica, e nello stesso tempo lei era una donna anche d'azione.
ricevette anche tante onorificenze per il suo coraggio durante gli eventi bellici. Fu insignita anche della Legion d'Onore, dal generale Charles de Gaulle, e poi era una persona che anche in maniera clandestina aveva accolto e curato i partigiani della Resistenza durante l'occupazione nazista, così come aveva anche accolto i soldati alleati e i tedeschi feriti. Lei aveva una carità umana che era a 360 gradi, non guardava nessuno. E poi la grandezza di Madre Aimée arriva lì, in quel momento in cui si trova per ordine divino a mostrarsi in bilocazione a Hitler. Hitler la vede e inizia a spararle perché si spaventa e si trova davanti a questa figura che gli dice: tu puoi avere salva la vita se ti fermi dalla tua volontà di andare oltre i confini che sei adesso. Non devi andare oltre, devi fermarti dove sei, non devi conquistare nulla, fermati dove sei e avrai salva la vita. Hitler gli, naturalmente non ci sta, prende la pistola e le spara, ma praticamente non serve a niente perché lei è in bilocazione, quindi vede solamente l'anima. Che Hitler fosse scampato allora al suicidio, non fosse veramente lui ma fosse un sosia. I documenti della CIA, dei segretati, nel 1962 parlano di un Hitler che probabilmente fosse rifugiato in Argentina. Però non sappiamo e non abbiamo questa certezza, c'è una foto un po' così, diciamo, sbiadita, che in qualche maniera immortala questo personaggio molto vicino alla figura di Hitler. Quindi che cosa dire in definitiva? Se fosse scampato alla sua stessa morte o magari quello che era in Argentina fosse uno dei tanti sosia? È una domanda che forse non avremo mai una risposta. Possiamo anche in qualche maniera definirci soddisfatti perché quell'Hitler che era con Eva Braun, probabilmente l'originale, ha sancito definitivamente la chiusura del nazismo. Che fosse lui o non fosse lui, diventa relativo, il nazismo si chiude appunto con quell'evento. Eva Braun muore sicuramente, vicino a lui probabilmente anche Hitler, e il nazismo finisce così. Quindi di conseguenza, per quanto riguarda la giornata di oggi, la visione, quello che può essere anche il complottismo, quello che può essere anche il lato mistico, in tutto c'è Hitler. Quindi Hitler è la figura del Novecento in cui si va in parallelo con quello che è l'altro male del secolo, il comunismo. Quindi in queste due diramazioni noi abbiamo quello che un po' si completa nel Vangelo, quando Gesù dice appunto: ma i due non possono farsi lotta l'uno con l'altro, perché se Satana facesse lotta all'interno del suo potere non potrebbe sussistere. E in realtà è così. Quindi quando i due fanno lotta, uno vince, in questo caso ha vinto il comunismo e ha portato avanti quello che era la volontà demoniaca, esoterica. Tanto più che poi noi vediamo che il comunismo, come il grande, come il serpente, muta la sua pelle e si cambia di aspetto man mano, come abbiamo visto anche con le varie diciture, PC, PDS, DS, Margherita, i democratici, PD, ecco, tutti nomi diversi ma della stessa concezione. Ecco, quindi di conseguenza ricordiamoci sempre che di fronte a quelli che sono gli eventi più catastrofici c'è sempre una volontà divina, come Gesù aveva messo Mussolini in quel posto perché facesse bene e invece ha cominciato subito a fare male, così Gesù ha detto a Hitler: basta, non devi andare più avanti. E abbiamo visto l'altro giorno, il 28 di aprile, giorno della sua morte, esattamente cinque anni prima, gli è stato chiesto di accettare quella che era la volontà del Papa o del buon Gesù in terra. Ha rifiutato
E siccome Gesù non è una persona che ritarda le sue manifestazioni, 5 anni dopo, precisamente, morirà.